Weber dice di autorità ce ne sono tre tipi, c'è quella dell'eterno passato, delle società tradizionali, la sapeva lunga, cioè è l'autoritas di Roma, ma anche il potere ierocratico ovunque si manifesti, nell'Egitto dei faraoni, nella Cina imperiale, il potere ierocratico di lunga durata. E poi c'è il potere razionale, quello moderno, sì, perfetto. Solo che invece di dire quello dello Stato liberale, dice già il tipo di potere che in realtà sconfigge, distrugge lo Stato liberale. Cioè dice, per fare l'esempio di potere razionale, parla di un potere procedurale, cioè delle burocrazie. Se volete il potere razionale moderno, cosa credete che sia? Il patto di Hobbes? Babalà. Ah, dice, quella lì è la favola, la realtà. Abbiamo potere razionale, per Marco che lo abbiamo, ma sono le burocrazie, cioè della gente che ti comanda in modo perfettamente razionale, secondo procedure. E allora, a fianco di questo potere razionale, che è il potere razionale dello Stato, c'è un analogo potere razionale che è quello del mercato. L'impresa funziona, dice Weber, allo stesso modo. Le due, il razionalismo occidentale nella sua forma moderna produce tanto lo Stato quanto il mercato, che funziona allo stesso modo. Solo che quando dice lo Stato, ha già in mente una legittimazione dello Stato non come momento originario, cioè il momento in cui lo Stato si scopre essere il prodotto dell'autoritas di ciascun singolo. Il momento in cui lo Stato svela la propria origine e dice in me, Stato, non c'è niente di misterioso, non c'è niente di irrazionale, io sono il frutto della vostra libera volontà razionale. Non dice questo, parla del potere razionale di uno Stato che è già nato, tutti si sono dimenticati come e perché, e che si limita a funzionare razionalmente, cioè attraverso la burocrazia. La ragione non mette al mondo lo Stato, la ragione lo fa funzionare. E terzo, perché ci vuole un po' di movimento, terza autorità, non queste, quella di lungo periodo della storia, l'eterno passato, non la calcolabilità razionale delle azioni umane dall'alto, qualcuno che ti spiega cosa devi fare, quando, come, perché. Il mondo kafkiano in realtà. Il terzo è qualcuno che fa saltare il tavolo, il potere carismatico, l'autorità carismatica, che in realtà è illegittima per definizione. Lui la tratta come potere legittimo, ma è un potere che afferma la propria legittimità. Il modello tipico del potere carismatico è Gesù. No? Sta scritto, ma io vi dico. E io vi dico. Finora avete fatto così e io vi dico, beh, adesso facciamo al contrario. Potere illegittimo che pretende una nuova, pretende di essere una nuova legittimità. Benissimo, in Weber l'autorità non vuol dire mai questa cosa qui, in tutti e tre questi esempi. Tutti e tre questi modelli, questi tipi di potere, uomini, in nessuno di questi tre, uomini si governano da soli. Nel primo caso sono governati da una casta di sacerdoti, nel secondo caso sono governati da una casta di burocrati o di manager, e nel terzo da un tizio che arriva lì e dice fate come vi dico io, perché io ho il carisma, cioè lo straordinario dono di grazia. Cioè perché io mi faccio obbedire, Dio sa perché, quando apro bocca invece di. Poi alla fine lo crocifiggono anche naturalmente. Ma prima gli obbediscono. Perché? È magnetico. Ma certamente non è un atto di libera razionalità quello di aderire a quel messaggio. In parallelo, le scienze umane scoprono che gli esseri umani non possono essere liberi. E che il modello di soggetto moderno, perfettamente razionale, padrone di sé, che conosce se stesso,
e che è in grado di calcolare il fatto che egli deve cedere la propria originaria autoritas per generare lo Stato, questo qui non è mai esistito. Non esiste, gli esseri umani funzionano in tutt'altro modo, hanno bisogno di obbedire. Proprio non è un bisogno transitorio, non è una debolezza dell'anima che la luce della ragione rischiara e fa scomparire. La scommessa moderna è questa. La ragione moderna è la luce. L'obbedienza sono le tenebre. E l'illuminismo spazza via le tenebre. Il liberalismo spazza via le tenebre. Trionfa la ragione. Tutta la simbologia massonica è questa. Ma è inutile che te lo spieghi, lo sapete. Ecco, alla fine del secolo... Prendiamone uno a caso, Freud, gli esseri umani non sono strutturati psichicamente in modo tale da dover necessariamente obbedire. Certo, non a un'autorità esteriore, certo, come no? Molto peggio, l'autorità esteriore è interiorizzata. Prima l'ammazzano e poi li obbediscono perché è diventato un fantasma della ragione, è diventato il superiore. Senza obbedienza, la struttura dell'obbedienza fa parte della struttura dell'essere umano e non c'è ragione che tenga. Libertà razionale senza obbedienza non esiste. L'obbedienza non è un'opacità che la ragione rischiara e distrugge, l'obbedienza fa parte della nostra natura. Sto semplificando molto, ma insomma. Allora l'obbedienza ha un'autorità. Non solo, ma il senso di colpa per aver ucciso l'autorità è tale che non soltanto obbediamo, ma amiamo eroticamente colui al quale obbediamo.